Innanzitutto vi do il benvenuto con il terzo mercoledì della ricerca di questo semestre e oggi abbiamo il professor Massimo Guarnieri che ci parlerà delle tecnologie energetiche a base di idrogeno. Quindi vi lascio la parola per il suo intervento. Grazie. Come ha detto il mio collega, che non so più aspettate che me lo guadagni, l'applauso. Sono felice di essere qui con voi e sono anche un po' timorito, devo dire, dalla numerosità delle persone che sono qui presenti oggi. Avevo già parlato un'altra volta davanti ai LEDs, ma era un gruppetto molto più ristretto, quasi un gruppettino di amici, ma c'erano veramente tantissimi. Mi fa molto piacere, ovviamente, vuol dire che le problematiche dell'energia continuano a interessare, anzi interessano sempre di più, visto che da 35 anni credo nell'energia, questo non mi può fare che piacere. Oggi è il primo di aprile, non è un pesce d'aprile, è davvero una conferenza, perché è evidente che ci avete creduto se siete qui con me, e anche finalmente è arrivata la primavera, quindi motivo di essere maggiormente. Ok. Parliamo oggi di idrogeno e a cosa serve, di economia dell'idrogeno, non degli aspetti economici, ma di quelli tecnologici. Il tutto è inquadrato nel programma, in un programma specifico europeo. Allora, credo che valga la pena di spendere qualche minuto per farvi capire, forse qualcuno ve l'ha mai raccontato, come funzionano queste ricerche di ampio respiro fatte su grande scala a livello internazionale. Sono sempre inquadrate in programmi di finanziamento, di ricerca finanziata ufficialmente, altrimenti non si saprebbe come alimentarle. E in particolare in Europa, forse ne avete sentito parlare, esiste, partito l'anno scorso, il programma Horizon 2020, che è uno dei grandi stream, dei grandi canali di finanziamento di attività europee, in particolare quelli che riguardano la ricerca, ricerca di base, tecnologica e innovazione. Andrà avanti per 7 anni fino al 2020 ed è finanziato con 80 miliardi di euro, come vedete. Grosso modo la ripartizione su queste tre aree che vedete indicate qui, ricerca scientifica di eccellenza, tematiche di base affidate a quelli che vengono chiamati dei rising star della ricerca scientifica, per dirla in modo più accessibile, potenziali premi Nobel, che propongono tematiche di loro, in cui credono, in cui si sentono pionieri, che probabilmente si svilupperanno in modo importante, quindi sono finanziati corposamente, come vedete. Poi c'è una seconda linea che riguarda delle tecnologie ben individuate, invece, le vedete indicate qui, ICT, Information and Communication Technology, nanotecnologie, materiali avanzati, tecniche di lavorazione dei materiali avanzati, biotecnologie e spazio. E allora, visto che grosso modo dovremmo essere nella grande famiglia dell'ingegneria industriale, credo che siate tutti studenti di questi corsi, qua ci stiamo vedendo proprio a pieno titolo noi ingegneri industriali, e poi c'è un'altra tematica che si chiama social challenges, quelle che incidono sulla vita sociale di tutti noi, salute, alimentazione, l'ho messo in grassetto, energia e trasporti, stanno già qua dentro, ambiente, società, sicurezza. Security l'ho scritto un pochino in modo un po' strano, ma mi sono capito. Se fate la somma non viene fuori 80 miliardi di euro, è qualcosa meno, perché in realtà nell'arco di questi 7 anni la Comunità Europea si tiene un budget di riserva per poi collocarlo opportunamente man mano che le ricerche avanzano. Quello che è importante però notare è che già qui dentro c'è una bella fetta dedicata all'energia, come vedete, 6 miliardi di euro e 6 miliardi di euro grosso modo dedicati ai trasporti. Quando si parla di energia così si intende energia con impieghi stazionari, ma energia ce n'è anche nei trasporti ovviamente. Nonostante questo, al di fuori di Horizon 2020, la Comunità Europea ha ritenuto opportuno individuare delle linee di ricerca
ricerca specifiche su cui convogliare risorse specifiche. Si chiamano joint undertakings. In realtà non ci sono solo queste, ci sono poi anche tante altre cose che fa la comunità europea. Sostiene il patrimonio culturale, sostiene, fa politiche sociali, quindi ha un numero di linee di finanziamento ampie, ma quelle che riguardano la ricerca sono quelle di cui vi sto parlando adesso. Allora, joint undertaking, eccole qua, anche esse si estendono in un arco di 7 anni, da fino al 2020, hanno un finanziamento di 17 miliardi di euro e sono articolate in queste 5 linee qui. Di nuovo, medicina, iniziative che riguardano la medicina, l'aeronautica, il trasporto aereo, cieli puliti, trasporto aereo sempre meno inquinante, e ecco qui la cosa di cui vi parlo oggi, Fuel Cell and Hydrogen, FCH, con 1.300 milioni di euro, e poi ancora sistemi di calcolo avanzato, nanotecnologie di nuovo, nanoelettronica. Fuel Cell and Hydrogen, lo scopo è questo, ha fatto un copia e incolla, sviluppare soluzioni che siano commercialmente sfruttabili e pulite, che usano l'idrogeno come un vettore energetico e le fuel cell come convertitori di energia. L'ho indicato, visto che tra l'altro è stato fatto cenno che nella precedente di questa conferenza si è parlato proprio di questo, esiste anche una linea specifica che riguarda l'energia da fusione, Fusion for Energy si chiama il programma che la finanzia, all'interno del programma ITER. Quindi per questo tema specifico, benché, come dicevamo un attimo fa, vediamo se questo va indietro, l'energia, i trasporti siano comunque previsti all'interno di Horizon, è stata dedicata una linea specifica che sta qui. Allora vediamo di che cosa si occupa, com'è strutturato. Il programma è stato avviato nel luglio scorso, poi è stata fatta una giornata di studio in novembre e le informazioni che vi porto qui sono quelle che sono state diffuse proprio a novembre e poco dopo avevo proposto ai LEZ di fare questa conferenza che mi scriveva proprio, io rappresento l'Università di Padova all'interno degli organismi europei che gestiscono e coordinano programmi di ricerca su Fuel Cell and Hydrogen, quindi avevo queste informazioni fresche, ho detto perché non portarle ai nostri studenti interessati a tematiche energetiche a Padova, dove sentono che cosa succede a Bruxelles, che cosa decide di fare, quale sarà il futuro di queste ricerche energetiche decise a Bruxelles. Quindi queste informazioni sono in realtà abbastanza fresche, sono vecchie di qualche mese, possiamo considerarle ancora fresche nell'arco dei 7 anni che ci aspettano. Allora, i campi di applicazione di idrogeno e cellule combustibile stanno in due grandi pilastri, uno è quello dei trasporti e uno è quella della, che si chiama Energy Pillar, vuol dire applicazioni stazionarie di fatto. E lo scopo di queste ricerche, lo vedete indicato qui, per i trasporti è sviluppare veicoli stradali, che vuol dire sia automobili che furgoni, che autobus, che camion e poi anche altre cose, che abbiano come fonte energetica l'idrogeno e le fuel cell. Sono anche previste altre cose, veicoli non stradali, qui possono essere comprese macchinari, ad esempio per il movimento merci all'interno delle fabbriche, carrelli, elevatori, cose del genere. Ovviamente è importante, ne parliamo dopo, l'infrastruttura di rifornimento e poi anche applicazioni un pochino più avanzate, più lontane dall'ambito di fusione, marittime, ferroviarie e addirittura applicazioni in aviazione. Il pilastro dell'energia, vi dicevo, gli impieghi stazionari, riguarda invece i sistemi di produzione dell'idrogeno e come questi si integrano nelle smart grid, in combinazione di fatto con fonti di energie rinnovabili, fotovoltaico, eolico, e la produzione, la gestione dell'idrogeno come un mezzo efficace ed economico per accumulare energia, quindi tecnologie specificamente dedicate all'accumulo dell'idrogeno, la conversione dell'idrogeno in elettricità combinata con calore e l'integrazione di progetti dimostrativi integrati.
finanziario sono meno importanti, ma che hanno comunque un ruolo notevole nel successo di questo programma di ricerca tecnologica, che si chiamano overarching e cross-cutting, che indicano l'overarching, attività che stanno a cavallo, che collegano i due pilastri, quindi sinergie tra le ricerche che stanno qua e stanno qui, interoperabilità tra quello che viene fatto qui e quello che viene fatto qua, tecnologie di integrazione tra i due pilastri. Il cross-cutting invece riguarda le cose che stanno scritte qui, sicurezza, regolamentazioni importantissime, perché se non abbiamo una normativa che ci permette di applicare delle tecnologie, possiamo averle sviluppate benissimo in laboratorio, ma si bloccano di fronte ai divieti normativi, giuridici. Educazione in tutti i sensi, ma specialmente nel senso di formazione a livello universitario di persone che diventeranno tra qualche anno operatori di queste tecnologie, padroni, gestori, che avranno il know-how per metterle in pratica e per svilupparle. E poi, questo è importantissimo, accettazione sociale. L'idrogeno fa ancora un po' di paura, dipende dalle persone con cui parlate, e bisogna fare capire che le tecnologie stanno diventando sempre sicure e di fatto certe paure e certi timori sono un retaggio che va rimosso. E annualmente il programma organizza dei bandi, vi dico come funzionano anche queste cose, organizza dei bandi a livello europeo, si formano delle cordate di enti di ricerca e di aziende che collaborando insieme propongono delle tematiche di avanzamento delle tecnologie, richiedono un finanziamento, avvengono delle vere e proprie gare a livello europeo tra chi propone dei progetti, vengono distribuiti, viene fatta la graduatoria, gli esami, insomma un pochino come vengono fatti gli esami all'università, solo che in questo caso è una gara, si sa che non passano quelli che sono preparati, ma passano solo i migliori, e chi riceve i finanziamenti ha poi 1, 2, 3, 4 anni, dipende da come è organizzato il programma, per mettere in pratica quello che ha promesso, ricevendo i finanziamenti relativi, con verifiche periodiche che stia facendo il bravo, che rispetti i programmi su cui si è impegnato a lavorare. È fatto tutto in modo molto serio e molto serio. E che cosa si sta facendo? Fuel Cells and Hydrogen in realtà non nasce nel 2014, perché esisteva anche nel programma precedente che si chiamava FP7, e quindi ci sono già una sequenza di progetti che sono in corso da alcuni anni, alcuni si sono conclusi da poco, altri sono in fase intermedia di sviluppo e altri sono stati avviati solo un anno fa. Che cosa esiste quindi di tecnologie? Quali sono le tecnologie che in questo momento già sono mature da essere poste sul mercato? Ce ne sono. E qualche volta sono anche frutto di invenzione, di sviluppo italiano, di cui possiamo quindi andare orgogliosi. Ad esempio, queste sono unità sono anche tipo di applicazione, e vi porto quelle che sono state sviluppate in Italia, proprio per insomma, un po' di orgoglio nazionale, fa bene in queste cose. Queste sono unità di accumulo energetico a base idrogeno che vengono utilizzate, lo vedete qui, come sistemi di backup di servizi di teletrasmissioni. In sostanza questa è una fuel cell che comprende anche un elettrolizzatore che sta nella parte bassa del cabine qui, poi ci sono i serbatoi, però sono tecnologia più banale, non vengono rappresentati in questo caso. Quindi questa è un accumulatore di energia nel vettore idrogeno, l'elettrolizzatore riceve energia elettrica dalla rete, fa il suo lavoro di elettrolizzatore elettrolizzando o facendo l'elettrolisi dell'acqua in idrogeno e ossigeno. Di solito l'ossigeno è disperso nell'aria perché nell'aria ne abbiamo quanto vogliamo per poterlo recuperare, l'idrogeno invece è accumulato in serbatoio, appunto quelli che non si vedono. Quando viene a mancare la rete per blackout, per i servizi, qualsiasi cosa sia, entra in funzione la fuel cell alimentata dall'idrogeno che sta nei serbatoi e quindi fa da backup energetico in modo che l'alimentazione rimanga. Dove vengono utilizzati? Tipicamente nelle stazioni di ripetitori radio, di ripetitori telefonici, nei
nelle reti di trasmissione, ad esempio cellulari. Perché ricorrere a queste tecnologie e non mettersi delle banalissime batterie, tutto sommato, si potrebbe fare, no? Beh, perché c'è una bella differenza tra utilizzare una batteria e utilizzare questi sistemi. Una batteria ha un tempo di scarica, se lavora a massima potenza, potenza nominale, che è sempre piuttosto limitato. Potete andare dalla mezz'ora alle due ore dalle batterie al sodio nickel cloro, alle quattro ore se siete usate batterie sodio zolfo, ma più in lì non andate a piena potenza, a potenza nominale. Se avete bisogno di tempi di autonomia più lunghi, dovete assicurare tempi di autonomia più lunghi, allora avete due alternative. Se usate le batterie dovete sovradimensionare in potenza per avere abbastanza energia, che ovviamente non è un buon criterio sovradimensionare in potenza, purtroppo le batterie sono vincolate in energia e potenza, una caratteristica che hanno intrinseca, perché fanno insieme le due funzioni, fanno il convertitore accumulatore e anche lo storage dell'energia. Mentre queste separano completamente le due funzioni, la fuel cell e l'elettrolizzatore fanno da convertitori uno in una direzione e una nell'altra, possiamo mettere serbatoi grandi quanti vogliamo per immagazzinare energia, per dare autonomia quanto vogliamo. Dove vengono vendute cose del genere? Queste vengono prodotte, questo è il nome dell'azienda, Electro Power System, è un'azienda molto giovane, è stata fondata come spin-off del Politecnico di Torino pochi anni fa, da persone che 10 anni fa stavano come voi sui banchi di un'università, a un certo punto facendo la tesi su entusiasmate astrotematiche, a un certo punto finita la tesi, iniziata a lavorare, detto, perché non creiamo noi una bella azienda che fa proprio fuel cell, che adesso in Italia non ce ne sono, ce ne sono pochissime, e dopo qualche anno sono venuti fuori questi prodotti. E adesso stanno viaggiando per il mondo, in Australia, in Sudafrica, dove ci sono queste frazioni ripetitrici che non possono permettere un blackout di telecomunicazioni se per caso c'è un blackout elettrico, per cui sono dotate di queste unità che possono garantire autonomia anche di 24-48 ore con tutto il tempo per arrivare a fare la riparazione. Sarebbe molto difficile fare la stessa cosa sfruttando un accumulo a base di batterie. Allora, tipicamente queste sono batterie di tipo PEM, sono, scusate, fuel cell di tipo PEM ed elettrolizzatori di tipo PEM, che hanno la caratteristica di funzionare a temperatura relativamente bassa. Con gli sviluppi tecnologici attesi si raddoppieranno le temperature, come vedete, ottenendo delle efficienze molto più elevate di quelle attuali. Lo sviluppo tecnologico va in questa direzione. Loro già questi prodotti funzionano a queste temperature, hanno risposte molto rapide, richiedono idrogeno molto puro, ma d'altronde gli elettrolizzatori che vengono usati sono fatti apposta per produrre idrogeno molto puro. Non è un idrogeno di reforming questo, cioè ricavato da altri gas, da metano e cose del genere, viene prodotto proprio per elettrolisi. Questo grado di purezza che vedete indicato qui è una misura che vi spiego, 5 vuol dire che è puro con 9,5, quindi a qualche parte per milione. Questa unità, la vedete qui le dimensioni, l'unità base è da 6 kW, però viene fornita anche l'unità raddoppiata da 12 kW e dà le dimensioni, lo vedete, di un elettrodomestico più o meno. Vantaggio grosso, lo ripeto, è di permettere un dimensionamento, i dimensionamenti dipendenti di energia in potenza. Sono ancora relativamente costosi. Questo è un altro tipo di fuel cell che è già industrializzata da pochi mesi, da meno di un anno, di un'azienda che è ancora uno spin-off, stavolta dell'Università di Trento, si chiama Soft Power, sta da qualche parte vicino a Trento, il modello è il Gen 500 qua, ha quelle dimensioni da 1 a 5 kW e usa una tecnologia diversa di fuel cell, si chiamano SOFC, Solid Oxide Fuel Cell, lavorano a temperatura relativamente elevata, anzi elevata decisamente, 400-600, perché ho usato la parola relativamente, perché quando sono apparse una ventina di anni fa funzionavano a 1000 gradi, che è una bella temperatura, può permettere di fare tante cose, però pone dei problemi tecnologici veramente assillanti, perché produrre guarnizioni tenute dei gas su componenti che devono essere portati a 1000 gradi non è assolutamente facile. A 400-600 gradi le cose vanno un po' meglio, quindi mentre una volta si facevano queste SOFC di grandi dimensioni per impianti pilota di centinaia di kilowatt o addirittura megawatt, adesso
adesso con queste temperature più basse, con della tecnologia innovativa che è stata sviluppata proprio da sta gente qui, riesce a farle lavorare a temperature decisamente più modeste e quindi si possono anche realizzare in oggetti più contenuti, tecnologicamente meno stressati e di dimensioni quasi domestiche, come vedete. Dov'è il vantaggio di questa tecnologia? Sono due i vantaggi. Uno è che lavorando a questa temperatura non hanno bisogno di utilizzare elettrocatalizzatori costosissimi, fondamentalmente a base platino, e di conseguenza non hanno il problema di essere avvelenati da impurezze dell'idrogeno, addirittura possono essere alimentate non solo a idrogeno ma addirittura anche a syngas, oppure a idrogeno riformato facilmente dal metano e da altri gas. Quindi l'alimentazione diventa più tranquilla, si possono usare forniture da infrastrutture esterne e possono fare il CHP, il Combined Production, cioè la combinazione combinata di calore ed elettricità. Quindi da un'efficienza elettrica che su queste macchine è piuttosto elevata, tra l'altro nel record mondiale proprio loro, superiore al 70%, 72% o qualcosa del genere, il calore residuo, anzi l'energia residua che è calore, è pregiata perché ad alta temperatura può essere usata per fare generazione combinata. Quindi può essere usata ad esempio in ambito domestico, abbinata a generazione da fonti rinnovabili, da fotovoltaico, da eolico, per avere non solo energia elettrica ma anche calore. È una soluzione di uso dell'idrogeno a cella combustibile che ha avuto parecchi sviluppi in Europa. Io vi ho portato l'esempio di un'azienda italiana, come vi dicevo, ma ci sono altri produttori che fanno queste cose in giro per l'Europa e che si sta diffondendo, specialmente in Germania sta avendo parecchio successo. Sapete che in Germania le fonti rinnovabili sono sostenute molto intensamente e ovviamente i piedi di questo tipo trovano certamente un campo molto aperto. Alta efficienza, si risparmia rispetto a un sistema che fa riscaldamento, gli ho dati quei numeri, rispetto a un sistema che fa direttamente generazione di calore e che oppure usa energia elettrica generata in altro modo, c'è un risparmio complessivo del 24%, che non è poco se ci pensate, e quindi appunto questo è il motivo del successo. Ha bisogno di un idrogeno meno puro, come vi dicevo. Un altro impiego importante, ve lo raccontava proprio il CEO di questa azienda qua, che è una persona più giovane di me, è un quarantenne in questo caso, è in un campo che vi potrà sorprendere, serve a far funzionare i nostri telefonini. Abbiamo tutti, o quasi tutti, gli smartphone ormai in tasca, il mio iPhone sta qua, e ci divertiamo, anche noi che siamo vecchiotti ogni tanto, a mandare in giro messaggi di ogni tipo, WhatsApp, tutte queste robe qua, no? Ovviamente questo ci diverte tantissimo, qualche volta ha una funzione sociale, qualche volta una funzione, anche funzioni professionali, qualche volta serve solo a perdere tempo, a divertirsi un po', ma perché no? Socializza tramite la rete, ma il tutto funziona perché da qualche parte in giro per il mondo, vuoi Apple, vuoi Google, vuoi Microsoft, così, hanno dei poderosi sistemi server che smistano milioni di messaggi che istantaneamente viaggiano in giro per il globo. Questi server devono essere alimentati 24 ore su 24, non possono permettersi assolutamente il rischio di andare in blackout perché in quel momento la rete di distribuzione ha sospeso l'erogazione per qualche motivo, no? Ne perderebbe la faccia l'azienda. Samsung sarebbe immediatamente contenta della debacle di Apple e viceversa, no? Una cosa di tutti i giorni. Allora devono funzionare 24 ore su 24 con assoluta certezza. Allora che cosa fanno in America? Invece di alimentare questi server, questi mega server dalla rete nazionale, preferiscono avere la loro centrale dedicata, che si gestiscono da soli. Da qualche anno gli americani hanno scoperto di avere enormi risorse di gas, eccoli qua, si creano la loro centrale mettendo insieme tante unità come queste e sono completamente autonomi, con efficienze molto più elevate che usando dei turboalternatori che si sognano di arrivare a questi livelli di efficienza, come sapete. E quindi in questo settore stanno avendo veramente una penetrazione del mercato veramente notevole. Tra l'altro di nuovo con tecnologia italiana venduta alla migliore high tech americana, c'è da essere orgogliosi anche di questo, no?
Bene, allora, queste sono applicazioni dell'Energy Pillar importanti, ce ne sono poi altre, ve le farò vedere più avanti. Adesso direi di passare, perché magari sto perdendo anche un po' di tempo, non vorrei andare a tirarla tanto in lungo, cerchiamo di essere anche un po' succinti, all'altro pilone che è quello del trasporto, il Transport Pillar. Dove sta avendo successo l'impiego dell'idrogeno per gli impieghi di trasporto, in quali tipi di mobilità? Beh, prima di tutto nella mobilità pubblica urbana, per lo stesso motivo che vi dicevo prima. Sappiamo fare benissimo ormai auto elettriche, se andate a guardare quello che succede sulle riviste di automobili scoprite che le Tesla hanno prestazioni favolose, fanno competizione alle Porsche, alle Ferrari, però pur avendo un'autonomia doppia rispetto a quella delle auto elettriche convenzionali, delle Toyota, delle Nissan, eccetera, hanno comunque un'autonomia limitata, arrivano a fare 400 km, che vuol dire che se andate in giro 80 all'ora, dopo 5 ore si fermano, devono essere ricaricate. Gli autobus non possono permettersi questa limitazione, perché viaggiano per molte più ore al giorno gli autobus. Quindi o usate soluzioni ibride, combinando motore elettrico e motore a combustione interna, e col motore elettrico ovviamente bidirezionale, macchina elettrica è più giusto dire, ci mettete di fianco un accumulatore, una batteria, o dei supercondensatori, se vi piace usare quelli, oppure dovete andare a una soluzione completamente diversa, una soluzione che di nuovo separi completamente il dimensionamento in conversione, in generazione, conversione da quello in accumulo, e le fuel cell fanno esattamente questo servizio. Ecco quindi che questa soluzione, ancora con le PEM, la tecnologia a bassa temperatura, devo dire proton electrolyte membrane, perché c'è una membrana elettrolitica a trasporto protonico che costituisce appunto il separatore tra i due poli, funziona a una temperatura piuttosto bassa, potenzialmente, ve l'ho detto prima, possono andare a temperature più elevate. Questa temperatura bassa in questo caso è un vantaggio, perché permette dei transitori rapidi, si possono accendere in fretta e si può partire, possono accelerare rapidamente, dare rapidamente potenza al motore. Sono tutti dei vantaggi questi che una fuel cell ad alta temperatura, come quella che parlavamo prima, non è idonea a fare. Richiedono idrogeno molto puro, l'abbiamo già detto, hanno anche un'altra proprietà importante, hanno un'elevatissima densità di energia e densità di potenza. Densità di energia nell'idrogeno accumulato, dipende da come lo accumuliamo, ve lo dico tra un attimo, e densità di potenza perché questo tipo di fuel cell hanno per loro caratteristica intrinseca la densità di potenza più elevata per tutte le fuel cell, per tutte le celle a combustibile. Ovviamente c'è l'indipendenza, ovviamente questo ve l'ho detto, permette di dare quindi tutta l'autonomia voluta all'autobus anche per 12 ore. Basta dimensionare i separatori adeguatamente. Quindi alla fine della giornata di percorrenza vengono portate nella stazione di rifornimento e vengono rifornite da idrogeno appositamente prodotto ad elevata accuratezza. Stanno già avendo un notevole successo, ci sono più programmi che, all'interno dei quali sono stati sviluppati già nel passato programma Fuel Cell and Hydrogen all'interno di FP7, come vi dicevo prima, con due programmi addirittura di trasporto pubblico e sono effettivamente in servizio. Questo è un autobus che sta girando a Oslo, ma se andate a Londra li vedete in giro per Londra, non sono tutti di questo tipo in realtà. Io li ho visti anche quelli ibridi, ma quelli più belli, di cui vanno più orgogliosi, sono quelli a idrogeno. Anche ad Amburgo, ad Aberdeen, Oslo, Barcellona, Stoccarda, Amsterdam, vedete un sacco di città che ormai si stanno impegnando ad ampliare sempre di più queste flotte di autobus a idrogeno per i vantaggi che hanno sulla tessitura di propulsione elettrica. Ovviamente si tratta sempre di propulsione elettrica, quindi assolutamente non inquinante, prodotto di combustione, se vogliamo chiamarlo così, della fuel cell, è acqua pura, meglio di così non potrebbe andare. Addirittura poi anche in altre città, anche in Australia, fanno delle esperienze. Qua ci sono un po' di dati caratteristici di queste motorizzazioni, motori elettrici da 150 o 300 kW, come vedete, forniti da fuel cell che hanno questi range di potenza e con spunti di potenza di 100 kW leggermente, l'accumulo energetico viene fatto del tutto indipendente in serbatoi, 1640 litri a 350 atmosfere,
e poi sono abbinate sempre, in realtà è una soluzione ibrida elettrica-elettrica con un sistema di accumulo rapido che funziona bene in carica e scarica. In questo caso batteria al litio, ma si possono usare anche supercapacitori. A che cosa serve? Serve per fare la frenata rigenerativa. Invece di buttare lì energia in calore quando freno, uso un freno elettrodinamico, il motore che fa da freno, che butta energia dentro la batteria. Dentro la fuel cell si potrebbe buttare, ma non abbiamo ancora la tecnologia pronta per farlo. Quindi è meglio mettere di fianco un'opportuna batteria che fa proprio questo buffer di energia. Butta, assorbe energia in frenata e quando invece dobbiamo accelerare, avere uno spunto, eccole qua, 100 kW in più, uso questa per avere più potenza in accelerazione. E questi sono i tipi di serbatoi che vengono utilizzati, vi farò vedere qualcosa tra poco. È una tecnologia importante e se guardate i nomi delle aziende che la stanno sviluppando, sono grosse aziende del settore della mobilità, ci stanno investendo parecchio, vuol dire che è una cosa in cui credono fortemente. Mercedes, Fanol in particolare, olandese. Mi sento mormorare, se avete delle obiezioni, delle domande, se sono pertinenti facciamole subito, se no le lasciamo dopo. No? E all'interno di questo programma qui non ci sono solo applicazioni non italiane, ce n'è anche una italiana. Eccola qui, sulla linea a Sanremo in pratica, insomma, in Liguria, sono stati installati, messi in servizio una piccola flotta di autobus a idrogeno che funzionano, sono appunto i Vanol, quelli che vedevamo prima, che funzionano con le caratteristiche che vi facevo vedere, dimensionate opportunamente. I 35 megapascal, che vuol dire 350 atmosfere di funzionamento di accumulo dei serbatoi, derivano da un problema normativo. Sono utilizzabili pressioni fino a 350 atmosfere per vincolo di norme, quindi di legge. La tecnologia infatti può andare più avanti. Ecco quindi il problema delle regolamentazioni che vanno anche pilotate e innovate perché siano al passo con le nuove tecnologie di cui vi parlavo. Questa invece è un'altra installazione completamente diversa, sono dei piccoli pulmini, sono dei Ducato se vedete, sviluppati apposta da un'azienda che si chiama Dolomite che sta in Trentino e sono in servizio in Val di Fiemme, questo è quando sta correndo d'inverno in mezzo alla neve come potete vedere, dimensioni in potenza e in autonomia sono minori ma adeguate al servizio, qui bisogna dire che piccolo commento da fare, sono costate un'enormità questi pulmini, sono costati circa 1 milione di euro l'uno, che è uno sproposito letteralmente. Mi hanno spiegato che sono costati così perché li hanno realizzati letteralmente a mano, sono prodotti artigianali, quasi fossero una macchina costruita da Leonardo da Vinci alla fine del 400, no? Praticamente fatto con cura amatoriale da questi inventori che li hanno messi insieme da meritare, da richiedere questi investimenti così elevati. In realtà il costo degli altri autobus che avevamo prima è nettamente inferiore, ma questi sono prodotti industriali. Vabbè, quindi qua c'è stata anche della polemica intorno a questo. Altro aspetto notevole dell'uso dell'idrogeno rispetto alle batterie sta indicato qui il rifornimento di un grosso autobus come quelli che vedevamo prima oppure di uno più piccolino come questi richiede tutto sommato pochi minuti. Il rifornimento di un'automobile si fa in molto meno, si fa in un paio di minuti, ma se dovete invece ricaricare delle batterie il problema è completamente diverso. Avete mai fatto conto di questa roba qua adesso? Che potenza applicate alla pompa di benzina quando rifornite un'automobile? Vi è mai venuto in mente di fare questo conticino? Allora, molto rapidamente, le pompe di benzina, quelle per uso automobilistico, quelle che i camion buttano di più, erogano circa 0,5 litro al secondo, 30 litri al minuto. Se tenete conto di qual è il contenuto energetico dell'idrogeno, il potere calorifico inferiore, dell'idrogeno, scusa, del gasolio, sto parlando di benzina, gasolio in particolare, viene fuori che erogate dalla pompa 18
funziona la benzina che erogate. No, se dovete fare la ricarica elettrica nelle stesse condizioni, nello stesso tempo, 2 minuti di ricarica, dovete mettere dentro tanta energia da dare autonomia quale quella di un'automobile a benzina o a gasolio, 700, 800, 900 km, dovreste avere una fornitura elettrica di 18 MW. Beh, magari voi mi dite, sì, ma il rendimento però è diverso, perché i motori di combustione interna fanno letteralmente schifo come rendimento, scusino i termomeccanici che ci sono in mezzo, quando va bene, i grandi motori diesel si arriva a 45%, i motori elettrici vanno al 98% quando sono fatti bene, c'è un po' diverso, insomma, no? Però diciamo, un motore d'automobile funziona al 30% quando è fatto bene oggi. Però diciamo che quel 18 MW in realtà, quando diventano MW elettrici, ne abbiamo un terzo, sono comunque 6 MW. Ma dove la trovate una presa elettrica da attaccare alla vostra automobile che vi butta 6 MW? Io mi allontanerei in questo caso, prima di fare un esperimento di questo tipo. Quindi è un problema non banale anche quello di fare la ricarica delle automobili elettriche. Parlano adesso di fast charger, super charger, però non arrivano mai ai MW. Si parla di decine di kilowatt, quando va bene, eh? Quindi il problema della ricarica rimane un problema cogente per quanto riguarda le auto a batterie. L'idrogeno supera questo problema perché risulta molto più rapido nella ricarica. Vabbè, quindi queste sono le tecnologie di attacco per il trasporto con flotte di mezzi per il trasporto pubblico. Ma stanno arrivando anche le automobili individuali, le automobili vere e proprie a idrogeno. In realtà sono già apparse qualche anno fa. Questa ad esempio è una Toyota del 2002, è stata prodotta in serie limitata proprio per sperimentare la tecnologia. Qui ci sono i dati della fuel cell da 90 kW, come potete vedere, e combinata, per lo stesso problema che avevamo prima, a una batteria nickel metal idrato con capacità buone di prestazione e con serbatoi, in questo caso, da 700 atmosfere, in realtà sono gli stessi di prima, però impiegati in una situazione dove la normativa permetteva di andare a 700 atmosfere, è in grado di dare 800 km. Quindi vedete, è perfettamente competitiva, da questo punto di vista, con i motori a combustione interna, sia in velocità che in autonomia. Ce ne sono state anche altre, sempre collaudate per alcuni anni, ne vedete indicate qua alcune, le più importanti ho messo, ma nel 2013 ha cominciato a comparire questa macchina qua. Non l'abbiamo vista in Italia, la Hyundai iX35, il modello completamente elettrico a idrogeno di una vettura a combustione interna Tucson. E qui vedete qui le caratteristiche, 160 km all'ora e 600 km di autonomia. Rifornimento di 3 minuti. Quindi di nuovo siamo competitivi con le auto a combustione interna. Hanno cominciato a distribuirle queste negli Stati Uniti, in Italia non ne vedete credo neanche una. Poi vi spiego perché. Poi ho detto coming soon, perché coming soon? Perché in realtà in Giappone sono già commercializzate, stanno proprio in questo periodo introducendole negli Stati Uniti e in Europa arriveranno tra un po'. La Toyota Mirai è questa qui, quindi è piuttosto avveniristica, qua vedete anche di nuovo i dati di questa macchina e questa è la concorrente della Honda. E hanno già annunciato i programmi di sviluppo, Daimler, BMW, tutta questa gente qui partecipa a quei programmi Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking di cui vi parlavo prima, no? Quando vado a Bruxelles mi trovo sempre lì. E non sempre andiamo d'accordo tra l'altro, poi vi dico anche perché. Allora, il problema è di creare dei serbatoi adeguati dentro queste automobili in modo da dare autonomia. Questo è quanto serve a dare un'autonomia, non mi ricordo su cosa era tarato adesso, ma quello che sono importanti sono le dimensioni, utilizzando idrogeno in pressione media, idrogeno liquido, questa è una, quando lasciamo la pelle non ci interessa, queste invece sono idruri, sono tutti e due idruri in realtà, ma in realtà ci sono più questi, idruri, idrogeno immagazzinato in forma solida. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, l'idrogeno atmosferico ha un bar, un'atmosfera più o meno, ha questa, diciamo indicare in questo modo la rarefazione delle molecole, se lo portiamo a 350 bar diventano molto più dense, a 700 bar ancora più dense, e se lo rendiamo liquido
ovviamente la densità aumenta ancora, in forma solida, cioè catturato dentro a un reticolo di metalli particolari, in forma di idruri, legandosi ai metalli, la densità con cui riesce ad essere accumulato è ancora più elevata. Disgraziatamente però in questo caso si ha tra i piedi anche il reticolo di metallo che rende molto più pesante il risultato dell'accumulo. Quindi in definitiva abbiamo una densità volumetrica elevata, ma una densità gravimetrica penalizzata dalla presenza del metallo che è piuttosto bassa. Però se si vuole ridurre al minimo i volumi, sicuramente questa è una soluzione buona. Il problema è che purtroppo queste tecnologie sono ancora in uno stato abbastanza arretrato di sviluppo per essere industrializzate. Sono un po' arretrate, si usano in settori di nicchia un po' particolari. Ne abbiamo qualcuno in laboratorio qui, qualche tempo fa il professor Buia con Bertolucci Luzzo ha fatto una bicicletta a idrogeno che usa uno di questi contenitori, forse qualcuno di voi l'ha vista, l'avete vista qualcuno? La faceva usare tempo fa, provare a fare il giro con la bicicletta a idrogeno, è in laboratorio comunque, quindi vedete sono cose su cui lavoriamo anche noi, però c'è questo problema. Allora in realtà la tecnologia che funziona meglio è proprio quella dei serbatoi in alta pressione. Possono andare a 70 megapascal, in realtà per limiti normativi tipicamente vengono usati a 35, solo per questioni normative. Qua c'è un problema, fa paura l'idrogeno, poi l'idrogeno terribilmente reattivo, postato a questa pressione, insomma ci mettiamo sotto al sedere perché i serbatoi stanno tipicamente nel pianale, delle vere e proprie bombe. È sicuro andare giù in queste condizioni? Ovviamente c'è davvero un attimino di timore. Bisogna dire anzitutto che nell'impiego urbano negli autobus, le velocità sono piuttosto limitate, si sta un attimino più tranquillo, però possiamo anche ragionare in modo diverso. Tutta questa roba qui è sottoposta a dei test che sono terribili, letteralmente, le vedete elencati qua. Io ho visto sparare con dei fucili da guerra sui serbatoi, sono in grado di resistere all'impatto dei proiettili, quindi sono assolutamente affidabili e controllati. Però bisogna superare quella riserva mentale, quel convincimento dell'opinione pubblica che la tecnologia è ormai matura, altrimenti rischia che abbiamo la tecnologia pronta, abbiamo messo in posto la normativa, ma il mercato non lo recepisce perché ci sono resistenze psicologiche. Ecco, da questo punto di vista, forse qualcuno di voi sa che io insegno anche storia della tecnologia, a me viene da raccontare la storia di Rockefeller. Rockefeller nel 1880 circa era diventato l'uomo più ricco del mondo. Era di una ricchezza schifosa, veramente. Era diventato ricco vendendo cosa? Vendendo petrolio. È stato il primo che era salito sul boom tecnologico di quel momento che era il petrolio. Adesso si vendono altre cose, telefonini, allora si vendeva il petrolio. Solo che petrolio vendeva il signor Rockefeller? Lo prendeva, lo estraeva dai pozzi, gli continuavano a trovare un sacco in giro per l'America, non sapeva ancora niente del petrolio arabo, eccetera, c'è solo quello americano ed europeo. Lo distillavano, prendevano le frazioni pesanti, il catrame, lo usavano per fare rivestimenti, per impermeabilizzazioni, usavano invece le frazioni leggere, il kerosene, per riscaldamento, illuminazione, queste cose, e poi le frazioni leggere invece, le medie, le frazioni leggere, le benzine, sapete cosa facevano? Le buttavano nei fiumi. Non c'erano ancora le automobili. Le buttavano nei fiumi per due motivi. Primo, perché nessuno si preoccupava che buttassero nei fiumi, non c'erano preoccupazioni ambientalistiche in quell'epoca, e poi perché erano considerate terribilmente pericolose, terribilmente infiammabili. Erano pericolose da manipolare. Oggi a noi non verrebbe, nessuno di noi verrebbe in mente di prendere la benzina e buttarla nei fiumi perché è pericolosa. Ce la teniamo cara nel serbatoio delle automobili. E andiamo in giro con le automobili che hanno dentro quella benzina, ma è la stessa che faceva paura a Rockefeller, no? Allora, come vedete, quando la tecnologia è sviluppata cambia il punto di vista, anche in questo caso la tecnologia è brutta, bisogna che cambi il punto di vista, perché in effetti possono funzionare. E proprio a sviluppare queste tecnologie ci sono stati alcuni dei progetti che sono stati finanziati all'interno di questo programma che è iniziato già anni fa e che sta andando avanti, infatti stanno continuando a perfezionare queste cose. Questo è uno dei programmi di sviluppo dei serbatoi, come vedete, adesso non vi descrivo in dettaglio le informazioni, poi magari le slide ve le metto a disposizione, credo che le vogliate, è vero? Immagino di sì, le scaricate, quindi potete vedere le informazioni più di dettaglio
in che cosa consiste perfezionare queste tecnologie. Questo è un altro serbatoio, li vedete qui installati all'interno delle automobili, appunto, dove devono svolgere questa funzione di accumulare idrogeno fino a 700 atmosfere. E perché, vediamo un pochino i punti di vantaggio anche dell'idrogeno. L'idrogeno accumulato, una volta compresso, faccio tutto il ciclo di produzione, come vedete, viene a costare intorno ai 5 euro al chilo. Questi sono i prezzi, alla pompa, letteralmente alla pompa. E qui con piccole variazioni in funzione della pressione a cui lo comprimete per accumularlo, con diversi contenuti energetici ovviamente in conseguenza si incidono anche questi, anche se è quello ponderometrico. Intorno ai 5 euro al chilo. Facciamo un pochino l'equivalenza con la benzina, l'ho preparata qui la tabella. Qui abbiamo l'idrogeno a 1 bar, quindi pressione atmosferica, l'idrogeno a 700 bar, il prezzo 100 euro al megajoule cambia di poco, sulla terza cifra non si vede. Questa è la benzina, 17 euro al megajoule, e questo è il diesel, la benzina a iniezione diretta è il diesel turbo diesel, 13,5, 8,5, quindi vedete che alla fine l'idrogeno è più economico degli altri combustibili, pure tenendo conto di tutto il ciclo di produzione. Quindi anche questo è un vantaggio rispetto agli altri tipi di alimentazione convenzionale dei motori di combustione interna. Il problema è che anche qui c'è da fare parecchie ricerche e sviluppo, perché una stazione di ricarica oggi, lo vedete scritto qua, costa tipicamente 1 milione di euro, quindi è roba estremamente cara. E in effetti qui è la grande sfida nel creare stazioni di infrastruttura di stazioni di ricarica. Queste sono stazioni prototipo, pilota, che vengono realizzate in particolare in Germania e in Francia. Proprio c'è una dorsale di implementazione della tecnologia che si sviluppa da nord a sud parallelamente in Francia e in Germania. Ci lavorano dentro grandissime aziende come Siemens, come Linde tedesca, come Air Liquide francese. Sono quelle che dominano il mercato di produzione dei gas, i grandi giganti della produzione dei gas. Stanno investendo tantissimo in questa direzione e anche loro operano all'interno di questi progetti, quindi partecipano alle attività di sviluppo e di ricerca della Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, ci mettono dei soldi loro, utilizzano anche dei soldi, dei fondi comunitari per realizzare i progetti. Con loro collaborano anche enti di ricerca che si occupano di dare dei contributi specifici. Qui ancora di nuovo, ripeto, ci sono dei dati. Praticamente lo scopo importante di queste cose, di queste hydrogen refueling station, eccole qui, è quello, il vantaggio è quello di produrre l'idrogeno sfruttando energia disponibile a basso impatto ambientale, perché se usiamo l'energia degli idrocarburi, insomma, sì, ci sono dei vantaggi, ma vengono persi per la maggior parte. Allora la cosa notevole qui è di poter utilizzare l'energia in eccesso prodotta dalle fonti rinnovabili, eoliche oppure fotovoltaiche, quando producono di più di qual è la domanda diretta a loro, usare questa energia in eccesso, pulita, verde, per fare andare gli elettrolizzatori che creano qui idrogeno. Accumularlo a 350 atmosfere in questo momento, in prospettiva a 700, e poi fare il rifornimento nelle auto in condizioni, accumularlo a pressione intermedia e poi portarlo a pressione elevata quando bisogna fare il rifornimento nell'auto. Questa è una sfida enorme in effetti a livello europeo, perché per riuscire a far sì che la mobilità elettrica adotti l'idrogeno, quindi che abbiano successo le auto alimentate a idrogeno e fuel cell, bisogna che ci siano le stazioni di rifornimento. E questa è la grande sfida, appunto, perché in realtà bisogna partire completamente ex novo, costruire ex novo tutta una infrastruttura. Se questa non viene costruita, il rischio è che un enorme lavoro di ricerca, di sviluppo tecnologico e di investimento si risolve in un disastro finanziario. Non si riesce a fare partire la tecnologia. Questa è la grande sfida che c'è dietro a tutto questo, no? Non si riesce a fare partire la tecnologia. È successo altre volte in passato. Idee brillantissime, pensate da inventori geniali e realizzate anche tecnologicamente bene, non sono riuscite a penetrare il mercato perché mancavano le condizioni al contorno. E questa è una condizione al contorno importante. L'automobile
a idrogeno può funzionare se sa dove andare a fare la ricarica. In questo momento in Italia, se mi ricordo bene, se non ci sono notizie nuove negli ultimi mesi, negli ultimi due mesi, non più di due mesi, c'è una sola stazione di rifornimento a Bolzano. Quindi se per caso avevate idea di andare a casa adesso dopo papà e dico copriamo l'acqua a idrogeno, aspettate un attimo, non è il momento buono. Ce ne sono molte di più in Nord Europa. Ovviamente la cosa, torniamo al discorso di prima, funziona invece bene per gli autobus, perché ciascuna azienda metropolitana di servizio si è dotata della sua stazione di generazione di idrogeno e quindi i suoi autobus sa benissimo dove farli rifornire. Il problema non c'è. Ma per avere un impatto sociale e uso anche in ambito privato serve tutto questo. Ecco qui perché io sono un po' preoccupato con i grossi nomi che vi dicevo prima, sto dicendo Siemens, Linde, Vichir, così. Vengono a Bruxelles e dicono tutti quei soldi di quel corposo programma di ricerca che vi dicevo prima, o quasi tutti, 1.300 milioni di euro, servono a noi perché se non riusciamo a costruire la rete infrastrutturale, il progetto idrogeno, mobilità idrogeno, rischia di fallire. Va bene, insomma, questo è giusto dirlo. Anche in questo aspetto. Quindi stiamo anche litigando tra enti di ricerca e aziende per avere ognuno la capacità, la possibilità di fare le proprie attività di ricerca e portare avanti i propri progetti. Altre cose che sono in divenire, questa non è una cosa di cui mi occupo io, ma ve ne parlo perché mi pare un po' fantasiosa ma anche interessante nella sua visionarietà, è la possibilità di fare accumulo stazionario su tempi molto lunghi. Si parla di seasonal storage, accumulo stagionale. In pratica si usano caverne sotterranee, sapete che si usa l'accumulo d'aria compressa in caverne sotterranee, lo si fa già, comprimendo aria. Beh, qualcuno ha detto, perché non comprimiamolo sotto addirittura l'idrogeno? L'idrogeno contiene molta più energia, ve lo facevo vedere prima, che aria compressa. Qualsiasi altra cosa è particolare aria compressa. Ecco, quindi che si stanno studiando queste cose. E qua vedete disegno, ci sono dei progetti come dovrebbe essere fatta la centrale, ci sono dei progetti finanziati per fare per ora degli studi di massima sulla fattibilità di questa linea di ricerca. Io vi dico francamente, pur essendo una persona che lavora nell'idrogeno, la vedo come una prospettiva abbastanza lontana per il momento. Quando cercherei di concentrarmi su altre cose. Queste invece sono progetti che pensano allo storage liquido. In un'automobile è difficile pensare di realizzarlo, però si potrebbe pensare di realizzarlo in un'imbarcazione, dove le tecnologie, gli spazi a disposizione possono accogliere tecnologie più complesse e dove volumi elevati di liquido possono permettere ad una nave di avere l'autonomia per fare lunghe traversate, anche con tutti i vantaggi energetici, di inquinamento, eccetera, che derivano dall'usare, per una volta, lo ripeto, l'idrogeno rispetto ai combustibili fossili, senza parlare dei problemi di esaurimento delle scorte. E quindi ci sono anche delle linee di ricerca sull'accumulo solido, anche se in questo momento soffrono un po' appunto della esuberanza delle attività che vi dicevo prima, con progetti che tendono a mediare i vantaggi dell'una e dell'altra tecnologia. L'accumulo solido in idrui di cui vi parlavo, la cattura di atomi di idrogeno in un reticolo metallico è favorita, riesce bene se si va a temperatura piuttosto elevata, intorno ai 300 gradi. Comincia a diventare efficiente, interessante da un punto di vista dello sviluppo tecnologico ed economico. Però servono i 300 gradi per fare questo. Allora qualcuno è venuto in mente di dire, beh, visto che le soft, ve le facevo vedere prima, lavorano a 400-600 gradi, usiamo il loro calore per scaldare gli idruri dove mettere dentro l'idrogeno, i metalli dove mettere dentro l'idrogeno in forma di idruro. E quindi stanno realizzando questi progetti combinati, questi dispositivi che combinano insieme la cella combustibile e l'accumulatore idruri. Questi sono altri progetti che vanno nella stessa direzione, sempre per cercare di arrivare a soluzioni competitive nell'accumulo solido, una delle tante linee in cui si sviluppano le attività sull'idrogeno, appunto. E vabbè, questo è ancora un altro progetto dello stesso tipo, non mi fermo in dettaglio, avevo detto mezz'ora, non ci sto mettendo un'oretta, ma siamo verso la fine. Questi sono progetti futuribili invece, nel senso che è previsto che la comunità europea all'interno di quel programma QS Hydrogen faccia anche queste cose, ma per ora ha continuato a rinviarle.
Allora, come spesso accade, qualcuno intanto si è rimboccato le maniche e ha cominciato a darsi da fare imbarcazioni, anche queste che funzionano per uso specialmente urbano, non per grandi traversate, che funzionano alimentate a idrogeno e fuel cell. Qua siamo ad Amsterdam, già dal 2009 funziona questo battello, che si chiama Nemo, e vedete i dati qui. Tutto sommato, se ci pensate, non è che bisogna inventare tante cose in questo caso, perché si tratta di prendere tutto il powertrain, tutto il sistema di alimentazione e propulsione di un autobus, lo tirate via dall'autobus, lo vedete lì dentro e avete più o meno le caratteristiche idonee, sia a livello di potenza, beh, questo è da 70 kW, ma potete arrivare ai vaporetti di Venezia, funzionano a 150 kW, quindi è proprio quella di un autobus, e con autonomia che, di nuovo, se volete far andare avanti e indietro questo battello, questo è per uso turistico, tutta la giornata, 12 ore, paragonabile a quella di un autobus, quindi i problemi sono davvero simili. E soluzioni simili hanno cominciato ad apparire in città che hanno una vocazione ecologica, una vocazione verde in Nord Europa, Amburgo, Berlino, Bristol, Bruxelles, Rotterdam, e anche fuori dall'Europa, addirittura New York, Istanbul, Venezia, punto di domanda, speriamo che si muova. Noi stiamo cercando di convincerli, ma ci sono delle resistenze politiche, culturali anche, che rendono difficile smuovere la gente. Poi dopo che ci sono state le vicende del Mose, non sto a raccontarvi che cosa sta succedendo da questa città. Prima di avere l'attenzione per chiedere un finanziamento o uno sviluppo tecnologico, però pensate un po', tirare via tutti i vaporetti che funzionano a diesel, con concezione pensata 70 anni fa, grosso modo questa è l'epoca in cui sono nati i vaporetti che vedete in giro per Venezia adesso, togliere tutta quella roba e metterci tutta roba elettrica, assolutamente silenziosa, assolutamente non inquinante, sarebbe una cosa carina, fare quello che hanno fatto per noi. Quindi questa è una linea di sviluppo, questa è un'altra possibilità, ve la cito, ma qua siamo ancora sul futuribile, quindi non è ancora recepita all'interno dei programmi, perlomeno di quest'anno, del programma europeo. Realizzare una fuel cell che faccia entrambe le funzioni, che funzioni da trasformatore di idrogeno in energia elettrica, ma che faccia anche l'opposto, l'elettrolizzatore. Energia elettrica usata per fare l'elettrolisi dell'acqua, quindi creare idrogeno. Quindi potenzialmente trasformare l'acqua in idrogeno e ossigeno volendo e poi viceversa. Può essere utile sia per avere un dispositivo che con un unico apparecchio fa l'operazione reversibile, quindi anche la frenata rigenerativa, oppure per impieghi spaziali anche, perché no? Infatti questo studio avevamo iniziato a farlo per l'ERA. Va bene, e con questo, che ho messo dentro anche cosette che stiamo facendo noi, e ho